ci troviamo a Carpignano Sesia, all'interno del Ricetto. Incontreremo il dottor Franco De Silani, che ci spiegherà le ricchezze di questo luogo. I materiali da costruzione di questi edifici sono i materiali che si potevano trovare semplicemente andando sul greto del fiume, il fiume Sesia, che è vicinissimo al paese, oppure andando a dissodare i campi, insomma, no? Cioè i ciottoli di fiume. Vedete che in gran parte le pareti sono fatte di ciottoli di pietra, che sono disposti, come vedete bene, nella parte alta, sotto la finestra e anche di là, con quella struttura tipica che si chiama spina di pesce, cioè sono dei corsi orizzontali di ciottoli inclinati, obliqui, e ciascun corso è inclinato in senso opposto rispetto all'altro. Perché venivano inclinati così? Perché essendo ciottoli di misura diversa, di forma irregolare, questo era un modo per poter ottenere dei corsi della stessa altezza, quindi venivano inclinati più o meno a seconda anche della dimensione del ciotto. Poi ogni tanto era necessario inserire qualche corso di mattoni anche per dare regolarità alla costruzione e anche dare maggiore stabilità. I mattoni sono però molto rari, vedete che a parte la finestra che è di cotto lavorato, però i mattoni vengono generalmente utilizzati per gli archi dei portali o delle finestre e per gli spigoli degli edifici, cioè per le parti che devono essere strutturalmente più forti, più resistenti. Il mattone è usato poco anche perché è un materiale costoso, invece la pietra si raccoglie, bastava andare a raccogliere nei campi o sul greto del fiume, non c'era altro costo, insomma. Queste case erano quasi sempre a due piani. Questa zona qui, che adesso che stiamo vedendo e che concludiamo di lì, è una zona, come potete vedere, con il suolo un po' più alto rispetto a quello dell'ingresso del castello e della piazza esterna. Perché? Probabilmente si tratta di un rialzo artificiale, tutto questo angolo qui del castello. Questo era, fin dall'origine, il luogo delle residenze signorili, cioè il cosiddetto dongione. Il dongione era, propriamente, lo vedremo di là, era la torre dove risiedeva il signore del castello, cioè il rappresentante dell'autorità. Dobbiamo immaginare che qui dove siamo, su questa specie di terrazzino, siamo al primo piano di una torre, perché questo terrazzino su cui siamo è stato praticamente ricavato riempiendo di macerie il piano terreno, quello che rimaneva, insomma, del piano terreno di una torre. Si capisce che qui c'era una costruzione tipo torre dai resti, perché qua tutta questa zona, questa parte di muratura che poi va fin sotto, vedete che è molto, molto più spessa del muro che sta dietro, molto più larga, soprattutto sembra un ammasso quasi, no, quasi senza forma, e anche dalla parte di lì ci sono le stesse cose, vedete tutta questa parte qua sotto e qui intorno, su cui sono stati poi costruiti altri edifici. Queste erano le pareti di una torre, una torre alta 3 o 4 piani, dai 10 ai 15 metri, che era la residenza, la vera e propria residenza signorile, il vero e proprio dongione. Dongione vuol dire residenza del signore, viene dal latino attraverso il francese. Vede abbastanza bene l'abside, la zona absidale della chiesa, che come costruzione risale ai primi decenni dopo il 1000, quindi siamo tra il 1000 e il 1030 più o meno di costruzione. Nasce molto probabilmente come chiesa del castello, cioè del villaggio fortificato che era compreso dentro al fossato e alle mura. Probabilmente è stata anche costruita per iniziativa dei signori di questo castello. Sappiamo che viene però donata verso il 1100, viene donata ai papi, diventa una dipendenza diretta dei pontefici di Roma. La chiesa e alcune proprietà anche negli edifici, le case intorno. I papi però verso il 1100, anzi esattamente nel 1140, Papa Innocenzo II, dona questa chiesa e le proprietà annesse al monastero di San Pietro di Castelletto Cervo. Castelletto Cervo a una ventina di chilometri più o meno da qui. Questo monastero di Castelletto Cervo dipendeva a sua volta da Cluny, quindi il Cluny, la grande abbazia in Borgogna, che aveva già a quell'epoca lì, aveva centinaia, ma veramente centinaia, di dipendenze in tutta Europa. Ne aveva già anche in Italia settentrionale. Quindi attraverso Castelletto Cervo questa chiesa diventa una dipendenza di Cluny.
dei monaci di Cluny. I monaci stavano a Castelletto, ma sappiamo che più volte venivano a risiedere qua, perché il monastero di Castelletto è in una zona isolata, sopra la baraggia che sovrasta il paese di Castelletto, ma è isolato, quindi tra 200 e 300, in momenti in cui c'erano sovente delle guerre e delle scorrerie in quelle zone lì, i monaci ritenevano più sicuro venire a vivere qua, perché erano all'interno di un borgo fortificato. E le case che sono da quella parte, oltre alla chiesa, erano le case appunto di proprietà dei monaci, dove loro risiedevano quando erano. L'abside centrale però è conservata abbastanza bene e soprattutto è bella la cornice ad archetti che c'è sotto alla grondaia, che è proprio tipica del primo stile romanico, cioè il romanico tra il 1000 e il 1050, insomma prima metà dell'undicesimo secolo. Tipica è la struttura a coppie di archetti, a due, e intervallate da queste lesene verticali che scendono fino a terra. Questo è proprio poi... col passare del tempo, quando il romanico poi si perfeziona di più, gli archetti aumentano di numero e se ne fanno 3, 4, 5, fino a 6, 7, ma inizialmente sono soltanto due tra una lesina e l'altra. Delle porte vi ho detto, le finestre sono state un po' modificate in epoca barocca. Vi dico anche che sopra quest'abside laterale, qui, la parete che vedete sopra il tetto è in realtà la base di un campanile, perché su questa zona si innalzava la torre campanaria in origine, che deve essere crollata probabilmente nel 1200, nel XIII secolo, perché tutta la parte superiore della navata centrale, si vede da fuori ma si vedrà meglio anche da dentro, è stata tutta ricostruita già a quell'epoca, tetto e parte superiore. Probabilmente è stato il crollo della torre che ha travolto anche tutta la navata centrale. Siamo con il dottor Franco De Silani, presidente dell'associazione Amici del San Pietro. Ecco, cosa sono queste giornate che tenete qui per l'apertura del ricetto e della chiesa di San Pietro e cos'è la vostra associazione? Sì, comincio col presentare l'associazione. Sì. L'associazione è nata nel 2009, è un'associazione di volontari con lo scopo preciso di valorizzare la chiesa di San Pietro, questo gioiello del romanico novarese per l'architettura e per la pittura. Una chiesa proprietà comunale, restaurata, e però scarsamente fruibile dal pubblico e dagli studiosi. Noi abbiamo come programma proprio quello di valorizzarla, attraverso anzitutto l'apertura che facciamo ogni seconda domenica del mese, nel pomeriggio con visite guidate, e poi attraverso altre iniziative, giornate di studio, promozione di studi, pubblicazioni, eccetera. Quest'anno, per esempio, abbiamo già in programma per sabato 28 maggio un convegno di studi con relatori e conferenzieri qualificati che ha per tema Sant'Antonio Abate e il culto, la devozione e il folklore popolare legati a questo santo così popolare un tempo. È motivato dal fatto che in questa chiesa di San Pietro c'è un antico affresco che lo rappresenta. Prima stava raccontando che appunto la chiesa di San Pietro fa parte di un circuito dei monumenti di Cluny. Ce ne vuole parlare un attimo? Sì, la chiesa di San Pietro è stata una dipendenza di Cluny, della grande abbazia francese, questo dal XII secolo fino al Settecento. Esiste un circuito che si chiama Fédération Européenne des Sites Clunisiens, che ha sede proprio a Cluny, e attualmente raggruppa più di 200 luoghi in tutta Europa. Ce ne sono anche in Italia settentrionale, in Piemonte per esempio, oltre a Carpignano, che è entrato nella federazione nel 2010, ci sono Castelletto Cervo e Gemme, altrettanti siti clunecensi, e altri in Lombardia. È un itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d'Europa e lo scopo è quello proprio di riscoprire la memoria storica di questi luoghi e il legame che nei secoli hanno avuto tra di loro.
due parole sul ricetto di Carpignano Sesia? Il ricetto è il nucleo antico del paese di Carpignano. Qui viene chiamato il castello, con il nome che ha avuto proprio sempre nel corso dei secoli. È già documentato prima del 1000, attorno al 950. Attualmente è un quartiere storico con edifici prevalentemente del 300 e 400. E proprio all'interno del castello abbiamo la chiesa di San Pietro e l'edificio dell'antico torchio del 500. Che è un bellissimo torchio con un tronco unico, mi sembra. Sì, in effetti è un torchio costruito secondo il sistema latino antico, quindi funziona come una grande leva che è costituita da un grande tronco della lunghezza di 13 metri, un unico tronco d'albero. È datato 1575 e questo ne fa il torchio tra quelli piemontesi conosciuti e sicuramente datati più antico e più importante. Quindi il prossimo appuntamento è il 28 maggio. 28 maggio, esattamente, sì, sabato 28 maggio. Grazie. Grazie a voi.